Ciao a tutti, oggi passando in edicola ho trovato queste quattro bustine di Sole e Luna. Sinceramente non me l'aspettavo nemmeno di trovarle perché essendo uscite ieri di solito ci mettono sempre un po' di tempo ad arrivare. Vabbè, comunque ne ho trovate solo quattro e vediamo che cosa ci esce. Questo è il fogliettino di febbraio appunto, costano 4,90 e queste sono le nuove GX. Questo set non l'ho mai aperto in giapponese, quindi sono tutte carte nuove. Ok, il codice, il primo codice di Sole e Luna. Adesso non so qual è il trick. Vediamo se è così. Ok, e abbiamo una pozione. Sono un po' cambiate le carte. Poi abbiamo un ipno, uno scambio, un roulette. Il mio starter su Sole e Luna, un Cosmog, Lillipup, Wingull, uno Snubbull, una chiappa Pokémon Reverse. Ok, non l'abbiamo fatto bene. Un Primarina, che è la rara della bustina, e poi un'energia fuoco. Ok, vabbè, però più o meno. Poi lasciamoci la bustina con Lunala alla fine. Secondo codice. L'ultima è l'energia, dovrebbe essere così. Vediamo. Abbiamo un Cinciao, un Togedamaru, un Carvagna, un Piggypack, Sandile, abbiamo sbagliato, no, questo no, un Krokorok, un'energia folletto, energia arcobaleno e questa è la rara uno Stoutland, abbastanza orribile. Ok, penultima bustina con Primarina. Il Diglett forma Alola, bellino. Vabbè, la versione Ductrio è, vabbè, è una cosa oscena, però. Tireball, un Paper, un Ultra Ball. Questa mi sa che esce anche Secret, perché l'ho vista su eBay a tipo 200.000 euro. Poi Tratini, Sandygast. Questo è uno dei Pokémon più belli, cioè secondo me, di settima generazione. Morihul, un Fomantis, un Hypno Reverse e la rara evoluzione finale dello starter di fuoco. Ultima bustina, non ci è uscito quasi nulla, vabbè. Vediamo se quest'ultima bustina ci porta qualcosa. Ultimo codice. Quindi mi sa che il trick è così. Vediamo. E abbiamo un Sarskit, un Growlithe, un Meranie. Questa è quella che cattura James, se non sbaglio, del Team Rocket. Rock'n'Roll, Lilia, e abbiamo sbagliato un'altra volta. Un Corsola, un'energia doppia in colore. Energia acqua, un Dragonair che pensavo fosse la rara e poi un Bruxish che è l'ultima rara. Vabbè, non ci è uscito assolutamente nulla, nemmeno una carta olografica. Vabbè, se domani riesco a trovare altre bustine, casomai facciamo un'altra apertura. Va bene, spero che comunque il video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!